non sembra venuto affatto male, considerando poi anche com'era quando mi è stato consegnato, o meglio quando l'ho comprato, quindi si può essere molto contenti. Io comincerei a spacchettare. Avevo messo tutte le protezioni nei punti sensibili. E ora si procederà a fare anche tutti gli altri lavori indispensabili per la revisione del motore. Molto molto bello. Ecco qua l'altra visuale. Tolgo tutte le protezioni. Però probabilmente il prossimo passo sarà smontarlo da questo assemblaggio provvisorio e proseguire, appunto, come dicevo, nella revisione, e probabilmente mi concentrerò sulle testate. Salverò i condotti, le camere di scoppio e quant'altro. Quindi continuiamo. Dopo la verniciatura probabilmente laverò di nuovo tutti i pezzi, perché anche se li ho protetti, magari all'interno è finito un po' di spolvero e quindi è sempre meglio dare un'altra pulita. Chiaramente non lo farò con diluente, anche se la vernice lo regge benissimo, ma con dell'acqua e dello sgrassatore. E poi asciugherò immediatamente i pezzi. Vedete qui ci sono ancora da fare tutte le lavorazioni, le sedi. Bisogna, come ho detto prima, sabbiare tutti i condotti e probabilmente anche farli, insomma raccordarli, io dico farli, ma e qui poi spianerò tutte le camere di scoppio e la battuta dei cilindri. Almeno quando andremo a installare le nuove guarnizioni, tutto chiuderà come si deve.